Buongiorno a tutti. Continuiamo a tirare con Dark Souls 3, ma prima voglio vedere un attimo una cosa. Visto che a quanto pare adesso ci sono le etichette e quindi devo classificare i contenuti. Vabbè, a quanto pare fa da solo. Mi fa un po' ridere che Dark Souls sia considerato così, cioè ci sta, però fa abbastanza ridere. Stamattina vorrei fare le catacombe. Spero che questa cosa non mi influisca sul modo in cui influisce la gente, visto che mi sto avvicinando finalmente all'affiliazione, pare. Dopo più di un anno avrei voglia, sai com'è. Tempo quando inizierò un gioco, se non è Twitch a deciderlo, vorrà dire che sarò io a dover controllare prima il rating. Tipo Borderlands 2 che vorrei giocare, quello sicuro ci avrà linguaggio un botto di altra roba. Comunque andiamo. Qua da qualche parte non ci dovrebbe essere Harry. Guardiamoci in giro. Magari non è di sotto nel burrone, diciamo. Spero di no. Sembrerebbe di no. Quello può essere rognoso. Quello era rognoso, anzi. Non mi drifta, non risorge neanche tu. Vorrei evitare le sorpresone. Ma guarda che scusa lanciato. Tipo gli occhi luminosi, però risorge come? Credo che lui non risorga. Aspetta, da qua però mi sa che rispunto. Aspetta, vediamo bene che giro fare prima. Che questo è un mio setto, Vediamo se riesco a backstabbarlo. No. Manco. Ah.
torni su, per favore. Un altro, così io subito. Cazzo, il timing. E ovviamente mentre mi curavo. Bastasi. Stava per infliggere pure il sanguinamento, eh. Non ci ho camminato sopra. Esatto, esatto, ce n'era uno, lo sentivo. Finito uno alla volta, magari. Amo mi ha parliato. Ma no, sì, però voi non ci avete la testa, però siete bravissimi coi perri, eh. Grazie Satanatan per il follow. Ciao. Oh. Ma se da là era dove c'era il ponte, io adesso non mi ricordo. Qua sotto cosa c'era? Avanti, scusa, lo sbaglio. Perché era così labirintica sta zona? E dai, tutto bene. A parte un attimo, mi devo ricordare bene qua come funzionava la strada, ma... Ah, eccola, Harry. Proprio te cercavo. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Ma magari dopo ci potrebbe stare. Horace is a valiant knight.
He can look after himself, no question. He's probably searching for cioè, poi se right si tratta now, di fare più pitolo, dico, sono nabbo. If you happen that I remain and will lay prism stones, please send him my word. May the flames guide you. Quindi ci più gli schiaffi sicuro. Vabbè, ma la lucertolina rincoglie. Ah, però la titanite me l'ha data, dai, almeno. Allora, da qui. Guarda lì, questi non erano. Non si erano svegliati prima questi. Vedi qua. Allora, io da qui continuo con la zona. Quindi se vado di qua c'è il ponte iniziale e quindi di là c'era sotto un'altra roba da esplorare. Mica mi ricordo. Sono uguali ste stanze. Stasera, sì, stamattina se riesco vorrei fare catacombe e l'aguardente possibilmente. Ah no, ma infatti sì, fa il giro, era la... ecco perché mi sembrava la stessa stanza, perché è la stessa stanza. Palla, la palla. No, no, no. Guardalo. Ti sei fatto ammazzare dalla tua stessa cosa. Complimenti. Mi pare, sì, che si è fatto ammazzare dalla stessa palla. E dai, questi così perri. Però almeno mi ha pariato mentre partiva l'attacco quello della... del vaso, almeno quello. Oh, 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 questi fanno un bel range rugnosetto. Alzati. Bravo. Ma come sono stato invaso? Ma non adesso. E allora me la lascio e poi torno indietro. Porca miseria. Poi torno indietro a fare proprio sta zona, però l'invasione no. Ci ho messo un botto ad arrivare qui. E no. Sei stronzo, però mi stavo facendo bellamente gli affari miei. Oh,
Porca miseria, guarda, mo non mi braccio, però deve rompermi le scatole mentre stavo andando tranquillamente. Porca miseria, tu infamone. No, ho sbagliato strada. Vabbè, tu guarda un po' dove devo andare a morire. Vaffanculo. Sto infamone. Volevo farmi l'aria tranquillissimo. Dai però che tutto per sto stronzone che mi ha dovuto invadere. Ma porca miseria, uno esplora tranquillo, sto bracciato, una volta che non mi evocano in un altro mondo deve arrivare uno proprio qua in una delle zone più rognose del gioco. Così a mo le anime me le perdo per colpa di sto infamone. Che cavolo. In effetti io pure sono pirla, perché ho provato a correre a cercare il falò dopo, ma tanto in combat non potevo neanche effettivamente attivarlo il falò, quindi non ha avuto senso quello che ho fatto. Ma proprio no. Evito di bracciarmi, perché se mi dovete venire a rompere le scatole, per ora... Ma non ha fatto l'animazione. Ma che cavolo. No, vabbè, ho sbagliato. Perché io non ho guardato? Mi sono distratto un attimo, ho camminato. Vabbè, almeno non ho il problema delle anime. Però che cavolo. Ho guardato un attimo l'ora. Invece di più al ponte mi sono buttato lì sotto. Vabbè. Questo è stato uno dei più grandi epic fail, penso, da quando gioco i Souls. Fai l'animazione che ti rialzi, perché prima ti sei rialzato senza fare l'animazione che ti ricomponevi, eh? Ecco la Wissa. I want to do this dungeon tomorrow, but one player invaded me and I lost all my souls.
E che cavolo. Ma non tutti. Uno alla volta. E che cacchio però. Eh sì, vabbè, le piroette, fammene altre 1000. Eh sì, natro ancora, vabbè. Avevo fatto quest'area tanto bene se non era per quello che me invadeva, porca miseria. Ero arrivato quasi vicino all'altro falò pieno di Estus. Sì, però non è possibile che questo rimane sempre con quel uno di salute che mi frega. E dai con sta spada. Senti, sai cosa? Lasciami in pace tu. Quello con la palla respawna, non credo. Sì che respawna. Bravo, shottameli tutti tu. Oh, ma tu fino a qua sei arrivato? Bene così. E dai così Perry. Qua devo stare attentissimo che ste cose vabbè, devo rotolare. Quelli piccoli forse, quelli che mi sa tanto. Sono quelli piccoli, sì, madonna. No, forse neanche, sono casuali proprio.
Allora. Questo ce l'avevo equipaggiato nell'altra RAM, però per ora aspetterei. Poi più che altro è buono per il PvP quello. Darmi la freccia, però dai almeno. Dove c'è le frecce? Mi pare se veniva dove stavano, se lo prendevo rotolando il coso delle frecce. Il backstab però di titaniti sti cosi. Però quando ci devo passare evitandolo, subito.
è che sento che cammina? Sapevo, me lo ricordavo, però cavolo, mi aspettavo anche che mi desse il tempo di rollare, eh. Che cazzo. Vabbè, va, questo è più il tempo che ci metto a ucciderli che... Non c'è un modo invisibile, vabbè, ci sarebbero mille avvisi se ci fosse.
dai, cazzo! Madonna, prima che si rialza. Sì, vabbè, ma l'animazione non puoi farla così da infame, però dai, vaffanculo, così è bastardissimo. Dai, vaffanculo, però... Cioè, se sta a fare i numeri su queste scale, sto coso. E vaffanculo. Basta. Pessima idea. Se mi ammazza almeno riparto da qua, sai che... vabbè, ma spaccato la fa... vabbè, sempre lo stesso attacco, però almeno qua faccio le anime, no? Però che cacchio... Cade. Ora anime che ho raccolto per farmi un livello. Welcome home, speak thine heart's desire. Il falò della guardente. Very well. Then touch take nourishment from these sovereignless souls. Farewell, Ash, and may the... Welcome, husband. Very well. Then touch take no. Farewell, Ashen One. May the. Welcome, husband. Very well. Then take Nari. Vabbè, guarda in sincronia, mi hanno attaccato. Ma
hanno attaccato così sincronizzati che appena provavo a tirare un attacco mi pigliava un altro. E dai, vabbè però, dai, quanto sono infami sti cosi. Spia una volta proprio. Madonna. Questi sono tre nemici normali che odio di più di tutto il gioco, e mo mi ricordo perché. E dai, il topo di... Madonna! Cioè... Guarda che sei stronzo, però, eh. Allora, questo è uno dei punti più rognosi da fare in tutto il gioco per arrivare al boss. Mi sa tanto che veramente vado a farmi il demone da sotto in qualche modo, però. Mia vita, dovrei fare ogni volta sta parte di corsa. E' questo quello che prima... Questo prima ha rotto le palle. Ecco chi era. Ma guarda, basta una volta che non hai sulla guardia, questo qui sponna. Backstabbalo, per Dio. Fame poi. Ah, non c'è più. Che si è suicidata. Ah, infatti sì, è lei che mi ha dato la gemma allora. Sul masso. Come ci andavi a parlare su Quarry da qui? Non ci vai. Arrivando questo. Ma da lei come ci andavi? Vabbè, lei anche se la missi in teoria poi va bene per...
cioè, o io ogni volta l'ho missata e la quest comunque mi è andata avanti, quindi va bene. Welcome home, I speak. Very well, then to take note. Farewell, Ash of May the...
bisogna riprovare. Se vado da lei. Perché dovrei andare? Vorrei andare a parlare con lei. Però il problema è che mi arrivano tutti quelli poi. Si stanno alzando. Ah, hello. Have you seen Horace? Oh yes, I've searched high and low. Oh, Horace. Oh, Horace. Oh, tutti devi andarmene con quello. Ma dai, perché mi sponi davanti così, bro? Vabbè, la presa. Mi ha one-shotato dalla presa, ok. E dovete menare tra voi due, perché quello sotto è bello hardcore. Cosa?
Ma dai. Oh, dai, aggrati con lui, menatevi a vicenda, guarda. Tra di voi, mi fate un favore. Sarà carico. Ricordavo doppio, non triplo. Vabbè, però mi fai andare in copertura. Thank you.
Dai, prima guardala come corre da lui, come corre da Horace, sta infamona. Ah cavolo, l'avevo staggerato. Merda. Non ha vesti, mi auguro. Sì, però così vicino lo sei andato a mettere. Madonna, la gente che ti deve mettere i messaggi in modo che siano rognosi, eh. Posso usare il mio vantaggio contro il vermone malefico. E dai. Beh, lei se n'è andata comunque. Vabbè, ora la rincontro poi a Dirithyll. Aspetta che vado a sbloccare anche il falò subito qui. Subito dopo. Mm.
Vediamo se lo... Allora, potrei potenziare la spada, però vediamo se lo spadone dell'esule mo a equipaggiarlo quanto mi pesa. E quanta stamina mi consuma, soprattutto. Welcome home, Ashen One. Very well, then take. Farewell, secondo me pesa tantissimo, però andiamo. Sì, vado in fatto. Titanite scintillante manca per sta cosa, ma dai, non le posso comprare. Ah. Ashen One. Oh. Ma quanto ce l'ho la vacuità, per curiosità, che mi serve a 99 poi per il finale. 77 e a voglia. Muoio, ti pare che muoio 22 volte da qui al finale, oppure 222. Cazzo! Fate
boss me lo vado a fare come ultima cosa. Che cazzo, bro, mi lasciate entrare. Forse sta area non sono abbastanza livellato per farla. Perché tutti questi attacchi per uccidere il nemico. Che tirano le fiamme forti abbastanza. Cavolo, lo sapevo, però non mi aspettavo proprio la presa tra tutti gli attacchi, cazzo. E dai, con questi saltini minchia. E vaffanculo. Ma solo questo, guarda. Oh, e ti sei buggato che spammi solo questo attacco? Ti sei buggato come? Se spammi un attacco solo che così. Ho provato a rotolare, ma cioè ho fatto l'abito a non rotolare subito prima. Però che cacchio. Solo i salti? One shot, madonna, sì, vabbè. One shottato così. Quindi ho perso tutte le altre anime. Ho perso sulle 6-7.000 anime, mi sa almeno. Perché quelle del vermone. E la madonna. Eh no, lui lo evito allora. Perché questo... Corro. Intanto lascio zero anime in quel posto. Qualche altro attacco, già che ci sei, quanti ne devi spammare? Sì, vabbè, ma tu fatti i cavoli tuoi con queste palle. Sì, guarda quanto sciottano le palle di fuoco di merda. Santi, vaffanculo. Nella schiena. Sì, ma io quello infuocato non lo voglio, infatti voglio lasciarlo lì a morire per vecchiaia per cazzi suoi.
è che guarda quanto gli piace menarmi a questi ogni volta. No, l'avvelenamento mentre sto a uno è pessimo. Ma perché, perché shottano tutti così male adesso? Cioè, prima ok, adesso non riesco a... Vabbè, perché mo corro, però che cavolo. Se picchiano. Che ci devo venire più avanti a fassare? Vado a farmi Iritil, eh? Tanto mo per il momento qua non è che devo fare chissà cosa. Un'area opzionale. Sta arrivando lui, pare. Piano! Madò, ho sentito i passi dietro in cuffia, mi sono girato per vedere se stava arrivando quello, invece no. Palle questo con l'avvelenamento. Vabbè, ma io voglio anche vederti magari questa infame. Questo si muoviene e me vuole fare la presa. E vabbè, tu però con questi salti e le prese... Oh, però questi nemici in sta zona sono buggati. Presa e salto, presa e salto, presa e salto. Non sanno fa un'altra mossa. Questi siete buggati a merda, perché non fate... Gli attacchi fisici non li usate. Salto e presa, salto e presa. Oh, però... Così mi diventa impossibile andare avanti, eh. Allora, adesso me devo incazzare però, Mi sa che ci è troppo presto per fare la guardente, fammi capire, devo andare a fare Iritil. Non è che Iritil sia tanto più easy, eh. Allora, tu, intanto, questa lancia, via qua.
Ma guarda, per un colpo non è morto. Avvelenato, vabbè, questo ormai lo mettiamo in conto. Devo fargli ricarica la stamina magari, eh. E dai, mentre tiravo su lo scudo. Perché sono diventati così hardcore, mossi nemici? Cazzo. Mi finiscono pure la stamina di continuo in un attimo queste mosse, dai. Guarda quanto danno l'avvelenamento di merda. Allora, lo posso... c'ho qualcosa per curarlo? Prima che muoio. Guarda che levo... prima che muoio. Tu devi morire male. Oh, vaffanculo, va. Sì, ma questo... guarda, guarda, solo il salto inizia a fare... nel momento in cui mi devo curare, ovviamente, questo impara a fare un'altra mossa. Sì, ma mo' hai rotto i coglio. Ma dai, oh, però sono buggati sti nemici. Questo è buggato a merda. Questo è buggato a merda, questo nemico qua. Perché questo salta e basta, io mo' lo evito. Perché sono due volte che mi sciotta perché salta e basta e non fa nient'altro mentre provo a menarlo, Siete si buggato come una merda. Perché se no non ci credo. Tu ti sei buggato per forza. Perché non è possibile che mi sciotti, inizi a fare un attacco solo e spammi quello di continuo senza ritegno. Ma che stracazzo però, eh. Allora, questo lo sciotto perché questo sta in mezzo alle palle. Se arriva... dai bro. E adesso quell'altro invece mi aveva visto. Ma dai, non può essere casuale. Perché st'aria mi sta... guarda, ci torno più avanti quando sono pompato, eh. Così ve meno tutti male. Che cazzo, eh. Pure. Beh, almeno mi sono evitato le botte di tutti questi. Oh, quanto deve durare sta animazione di merda. Fanculo. E dai. No, vabbè, allora io vado a Iriti. Perché adesso qua sta zona è fatta apposta per farti incazzare. Anzi, vediamo sotto cosa c'è, se è un po' meno rognoso. Ma sotto ci stanno quelli che tirano le palle di fuoco. No, non sono livellato per sta zona, mi sa tanto, eh. Sciottano i nemici, sono buggati, non si capisce, non ci sono mai morto così tanto in sta zona iniziale delle cose della guardente, eh. E guarda, e il targeting questi devono avere poi per menarti, eh. No, mi sa tanto che me ne vado. Perché sta zona mi ha anche un po' rotto i coglioni. Guarda il targeting che c'hanno, eh. C'è qualche oggetto di merda. Vabbè, dai, però... però guarda che sta zona adesso è un incubo di merda. Almeno ho trovato una scheda. Fanculo. Madonna. Vabbè, però... dritto per dritto sono, sai com'è.
qui da dove sono arrivato io. Qua mi sa che c'è bro anche un altro rognoso. L'avevo detto che ce n'era un altro rognoso. Però non mentre mi curo, merda. Cioè, possibile è più... va giù più facile il cavaliere nero che quegli altri. Oh, vaffanculo. Possibile è andato giù easy il cavaliere nero e non loro? E non i nemici di là? E che cacchio. Sto muro di merda però è che loro nei corridoi di solito i nemici passano attraverso le mosse e ti incastri con la spada. Madonna. Ah, qua era dove ero caduto prima. Ok, quindi là sopra posso non tornarci neanche. Guarda. E qua. Guarda quanto... Sì, ma tutta la zona mi devi appestare. Meglio che non mi sono bracciato, guarda, perché sennò qua me immagino. Oh, un falò. Spawnare tutti qua. Andiamo a vedere cosa c'era nell'ultimo corridoio che mi sono lasciato. Ho capito che zona è quella. Ho capito, purtroppo. Le lucertoline di merda. Aspetta, qua mi conviene venirci dopo allora, eh.
bella lunga là. Sì, ma lui questa mossa one shotta. Ti pare normale che mi one shotti con sta fiammata? Cioè, con la salute neanche messa malissimo? One shotti? Che cazzo? Un po' troppo. Sai com'è? Me lo ricordavo che c'era il trappolone. Madonna, guarda quanto spammano questi in sta zona. Tutti, eh? Fa un agguato alle spalle mai, eh. Chi è che sento dei passettini di merda? Passi, passi, tiro. Sì, ma io non voglio. Io volevo una titanite scintillante. Madonna, perché non me le droppate più le titaniti? Che con una potenza sta spada del cavolo, finché non la posso cambiare. Poi vedete, quella del cavaliere nero. Questa sì, ci ho fatto mezzo gioco la prima volta, però adesso è un po'... Allora, spadone del boia, falcione, scimitarra, spadone di Astora... Ah vabbè, quella non la posso... Sì, ma non le posso manco equipaggiare... Ah, la destrezza, ovviamente. Questa è la forza, vabbè, ma lo spadone... Che è quello di Gatsu praticamente. Ma dovrei portare su più due la destrezza, quindi. Il vecchio demone sarei tentato di farlo evocando, perché l'ho sempre fatto con l'arco e le frecce, che mi sta sul cazzo come pochi. Immagino quanto one shot a lui. Allora,
Adesso c'è la parte veramente cagacazzo dopo. Tocca correre. Schiena una pallata di fuoco. Cavolo, potevo andare a potenziarmi le Estus. Per prendermi la paglia, me l'ero scordato. E dai! Porcioni. Qua sotto è rognosa. Il tipo con lo spadone per ora me lo evito, perché quello mi sciotta instant, direi. Quindi una certa va. Senti le giuste schifo di ranocchiette. Sentile. No, la maledizione, questa one shot. Vieni. Una alla volta, perché voi due qua mi uccidete male. E smettetela di sputare su schifo, venite piuttosto. Oh, la maledizione. Facciamola cala un attimo. Ma questi occhi del cavolo, poi sono inquietanti ste cose. Oh, ne ho sentita una. Arrivavo là sopra da quella... Ah, da dove c'erano i topi, aspetta un attimo, mi sa che c'è il muro invisibile.
qua, da sta parte ci vado più avanti, perché adesso di rifarmi tutti i ranocchioni non c'ho voglia, perché ci muoio sicuro contro quello. E soprattutto qua c'è anche il cavaliere nero. No, 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 no. Vaffanculo. Madonna, sta zona. Ecco perché odiavo il lago ardente. Quindi 8000 anime sono perse, perché sotto c'è il tipo quello che non volevo evitarmi. Buttarmi da qua, vediamo se riesco a rollare al volo o se muoio. Pare che mi doveva colpire il topo del merda. No, le ho perse tutte. Ah, ma poi che zona era? Vabbè, ho perso. Qua le anime per grindà sto posto è la merda comunque, perché tanto le perdi di continuo. Me la lascio fino al cavaliere, tanto. Almeno che guadagno qua, vita. E dai, però questi non possono avere un tracking così con queste palle di fuoco. Muoio. Questi mo mi inseguiranno fino in fuga ai lupi. No, solo uno possibile? Non ci credo. Solo uno veramente? Allora rush e come? Allora a saperlo prima, che poi le anime vero non erano sotto la... L'angolo, no, no! Perché sei così infame, madonna? Ma perché in un, su un ponte di merda sulla lava? Perché? Perché? Ma poi perché qua tutti devono bishotta, one shotta su tutti delle belve in sta zona, madonna? E sì che sono abbastanza a livello, perché sono fatto le catacombe di Cartus. Sto Cartus, porca miseria. Dai, vabbè, ma uno rolla, per cosa esiste la rollata del suo gioco se me la devi buttar culo? E che cazzo. Guarda in mezzo, mo, guarda come mi faccio uccidere. No, dai sorci, per favore, no. E che cacchio. No, quella...
la merda del vecchio Re Demone, visto che chissà quanto picchia. O me lo vengo a fare molto più avanti, o me lo faccio evocando un altro giocatore. Con l'arco ci vuole un'ora, se no. Nessuno? Possibile? Vieni dove ci abbiamo spazio e non c'è il burrone, possibilmente tu. E dai, ma uno mentre si sta a curare devi rompere i coglioni puntualmente tu, eh. E dai, però, sì, spamma nei 27 di attacchi, tanto, non è che mi servono le estu... Ma dai, oh, ma non faccio in tempo a curarmi. Porca puttana, è il muro dietro, ovviamente. Ma 27 estu, sto merdo, ma fa usare. Con lo suo attacco a 360 di merda, praticamente. Vabbè, pure i pugni con lo scudo mi tira, dai. Questo respawna poi dopo se io muoio? Ne sa tanto di sì. E vaffanculo, eh. Mamma, quella rompicazzo. Guarda, se respona io urlo. Perché adesso qua è pieno di nemici rognosi poi. A sto punto mi bracio. Sì, va, ci può sta. Oggettino lì cos'era? Che mo' mi devo pia pure danno e magari una roba de merda. Ah beh, l'arco dai, da ammazza draghi. No, questo è però cazzo. Mi devo far durare ste tre estus. Però dimmelo che quello non protegge manco per il cazzo, però. Dietro con me che sono, dai. E invece guarda lì che questi con gli attacchi sincronizzati del merda. Questo stai che la zona è quasi finita. Qua ne deve arrivare uno solo. E dai, però la telecamera di merda poi ci si mette di mezzo, dai.
Guarda come gli gira attorno. Dai, vabbè, però il coso che rimbalza contro, no! No, però, cavolo, però adesso mi stai proprio prendendo per culo il gioco, mi stai proprio pia per culo. Cioè, mentre meno ogni volta io tin, tin, sento sto tin contro sto muro che non lo posso più sentire, stamattina. E che cavolo, sta zona de merda, però. Mannaggia a me che voglio esplorare tanto, non c'è un cazzo che mi serve la minimo. Guarda, guarda, poi uno rotola e deve essere colpito nella schiena. Oh, mo è rotto tre quarti di minchia, Sperando che non è respawnato il cavaliere della merda, perché veramente urlo sul serio. Se c'è pure lui di nuovo. Fanculo i sorci. No, perché sta zona non è che è punitiva, è stronzissima. È quello il problema. Con questi nemici messi a cazzo. E la balestrona. E sto cazzo. E questo e quell'altro. Guarda che uno deve arrivare per... Due. Vabbè, sai che c'è, fottetevi. E ovviamente lui respona, perché sennò il gioco non era felice. Ma una certa la smetterà di aggrarmi. Sali sta scala, sali sta scala. E dai, e no però. E dai, e dai. Oh, non si riesce a livellare qua. Le rune, le anime te le devi perdere. A prescindere questo di tutti gli attacchi verso l'alto ho fatto l'attacco. Adesso è rotto il cazzo però. Adesso è rotto il cazzo il gioco però, Eppure tanto. Cioè non è possibile che sta zona deve essere un incubo de merda però. Vabbè, ogni volta che premo cerchio lui mi colpisce mentre lo sto premendo e mi fa la rullata dopo. Guarda che sei stronzone però in suo momento, Senti, tanto oramai qua le anime me le sono prese in culo. Io rascio tutto quanto, fottetevi tutti. Cioè, finora è stato easy, Dark Souls 3 arriva fino a qua, arrivi a sta zona, te devono picchiare tutti, anche i nemici più scrausi, madonna. Col cazzo che lo vado a fare quello con lo scudo, mo ci torno più avanti da lui, Sali, 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 dai! Ma tu sei un rincoglionito, devi salire, devi salire. Questo sa salire le scale, sicuro. Forse no? Inizia a volare col culo che c'ho. Cavolo, che qua è quasi finita sta parte. Però se qua devo morirci ogni volta, che cazzo. Oh. Cioè praticamente prima mi ha dovuto fare per forza l'attacco che mi faceva cascare di sotto tra tutti. Spegne quella cavolo del balestra. Cioè, facciamo backstabbarne uno. Thank you.
Molestus ce l'ho però. Per curarmi poi nel caso. Vabbè però cazzo, Guarda che mi perde il lock. Ah, io me curo. E qua? No, guardalo, guardalo che però mi sta finendo la stamina a questo one shot, Mose, con questa vita che ho. Guarda l'ultimo colpetto, mica se l'è preso. Fanculo. Mi si è fatto sudare per arrivare fino a qua, Perché questi possono sottare male se mi piano per benino. La telecamera di merda però dovrebbe rimanere girata per bene, per favore. Essere finiti i nemici, almeno quelli rognosi, Spero. Non mi ricordo. Sta lì granchi qua. Quella che prima era corsa da Horas è respawnata. Una titanite scintillante, me la date per favore? Posso potenziare sta spada del cazzo? Dai, madonna. Pezzo di titanite. E per dire pezzo di qualcos'altro il gioco a spunto perché non si appia per culo.
sono a livello 48, non doveva essere così rognosa, però che cavolo. Potenziare ste Estus. Qua mi sa che c'era anche un... Aspetta, c'era anche un frammento di Estus. Averne prese 3 in teoria. Sono lasciato dietro una cosa. Non che ci penso, ma che sono venuto qua, ho avuto sto flash. Qua ci dovrebbe essere un muro invisibile, credo. Pare se questo non deve venire qua a scassare i maroni. Ci dovrebbe essere un muro invisibile in teoria, ma io non vedo segni. Ma va, fanculo, la gente non ha lasciato i messaggi. Dai, vabbè, però l'hitbox, cazzo dell'animazione. Cioè, io l'ho evitato e questo, ma è partita l'animazione che mi ha colpito. E no, queste sono proprio quelle cose che fanno incazzare. Vabbè, vaffanculo però, Santi, guarda se ste caccole devono rompere così le palle. Vabbè, dai, però. Cioè, sto a mirare a te e finisci l'altro.
is good what needs. Che pare, ovviamente non trovo quella roba là. Oh my. This used to forge a fine prize. I'm on it now, I'll praise the gods. Pretty. Le volte che sono morto, mo qua la vacuità a quanto ce l'ho, e ci sono arrivato a 99, quindi per il finale che voglio io sto a posto con quella almeno. C'è qualcuno che ha lasciato un simbolino in giro magari? Sì. Ah vabbè, ma c'è proprio un NPC qua che puoi evocare, quindi. Avrei preferito un giocatore vero, però. Scusa una cosa. Matchmaking mi sa che non cambia praticamente nulla. O a tutti farà cacà fa sto boss. Sto boss l'odio. No, con l'NPC si fa anche abbastanza, però madonna. Avrei preferito evocare un giocatore. Io l'ho sempre fatto con l'arco, quindi certe mosse praticamente non ce l'ho presenti.
danni senza far niente. Faccio il ponte di Ritil col coccodrillone, arrivo al falò dopo, vediamo se posso fare un altro livello dopo quello che faccio adesso e poi a posto per oggi. Poi ci si vede più tardi che pensavo di iniziare a Borderlands. Il 2. Very well, then take notes.
poi il viaggio rapido lo potevo fare qua. In tempo, però non è servito granché. Then take. Farewell, Ashen One. May the A questo punto io stacco che faccio pranzo. Ciao a tutti e ci rivediamo più tardi, che mi sa inizio la modalità vero cacciatore così di Borderlands 2, non ho voglia. Ciao a tutti.